Quindi questo a che serve? Perché l'oggetto serve? Serve per tantissime cose, che anche questo, diciamo, è una cosa strana, perché in questo forse la campagna crowdfunding aiuta molto, nel senso che c'è una sintonia con coloro che ti finanziano, e quindi si può finanziare anche attività che sono difficilmente rivendibili in altri settori. Per esempio, da ingegnere, diciamo, mi piacerebbe misurare l'efficacia di quello che noi facciamo, e questo è difficilmente misurabile, mentre è molto facile comunicarlo a terzi e avere persone che si entusiasmano per quello che facciamo, solo che non è misurabile, quindi l'ingegnere è un po' in difficoltà. Allora, che cosa facciamo? Facciamo navigazione intraoperatoria, cioè questi oggetti il chirurgo li porta in sala e li usa come atlante, cioè col robot c'è un fattore di magnificazione molto forte, alcune volte proprio uno si perde e quindi utilizza questi oggetti per capire dove caspita sta. Oppure per la pianificazione chirurgica, cioè il medico con gli altri operatori dice accediamo qui, tagliamo lì, facciamo queste cose. Comunicazione col paziente, questo è un altro aspetto molto importante, e recentemente addirittura facciamo il training, cioè noi il chirurgo opera su questi oggetti. Questo lo facciamo, questa è un po' una caratteristica nostra di cui siamo molto orgogliosi, lo facciamo ormai in base quasi routinaria, su routine, in tantissime specialità di chirurgia. Abbiamo una casistica molto ampia, tant'è vero che siamo riusciti recentemente a aprire anche ad avere uno spazio all'interno del Policlinico San Matteo. Quindi siamo una realtà all'interno del Policlinico, con degli spazi molto belli, con un'attrezzatura molto bella, e grazie alla fantasia, agli spunti del professore Pietrabissa, di Andrea Pietrabissa, abbiamo anche, diciamo, un'iniziativa molto comunicativa. Abbiamo un grande pannello lungo vari metri dove, diciamo, comunichiamo che cosa abbiamo fatto, e c'è anche il simbolo di Universitiamo qui, della nostra università, della regione e così via, e poi abbiamo tutta una serie di oggetti stampati. Anche questo è un bellissimo modo poi per rendere fattivo il finanziamento e anche trasferire informazione, il ruolo che deve avere l'università, secondo me. Quindi in ognuna di queste bacheche c'è l'organo stampato, c'è il pezzo stampato, c'è la spiegazione e così via. Questo dovevo saltare. Ecco. Un altro aspetto, secondo me, molto interessante e, almeno per noi, il crowdfunding ha messo in discussione una serie di attività, cioè diciamo la stampa 3D, ma il crowdfunding in particolare, nel senso che ci siamo resi conto che alcune iniziative, per quanto non misurabili, per quanto non pubblicabili, per quanto così, forse perché uno è già un po' avanti nella carriera, però ti permettono di fare, diciamo, di ripensare una serie di cose che si fanno all'interno del gruppo, per cui vedere che queste iniziative hanno successo ci hanno anche iniziato a far capire che alcune di queste iniziative potrebbero, nate con crowdfunding, potrebbero trasformarsi quasi in iniziative imprenditoriali. Quindi abbiamo iniziato a fare un confronto tra dove siamo posizionati noi e dove sono posizionati dei competitor, abbiamo iniziato a fare un po' di business plan, cioè il fatto di aprire il gruppo verso iniziative di crowdfunding in maniera indiretta ci ha anche fatto chiedere se non potevamo, come dire, fare un passo ulteriore, rendere questa iniziativa, come diceva prima il presidente, insomma, quindi un po', insomma, sì, insomma, che fosse si autofinanziasse. E su questo addirittura poi sono nate altre idee. Per esempio, questa è un'idea che non c'entra più col crowdfunding, ma in un certo senso vive dal crowdfunding, dal laboratorio, è l'idea di fare un simulatore circolatorio extracorporeo dove noi possiamo testare tutta una serie di dispositivi. Quindi, diciamo, concludo ringraziandovi per l'ospitalità. Devo dire che l'esperienza è stata non banale, molto coinvolgente ed estremamente stimolante, sia per i soldi che abbiamo portato a casa, perché servono sempre molto, ma perché ha messo in movimento all'interno del nostro gruppo tantissime cose, quindi niente, noi siamo molto contenti, per cui pensiamo anche di rifarlo, forse.